Viaggiava con un amico a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 50 quando è stato travolto dal furgone di una ditta di spedizioni. Un quindicenne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi. Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, vicino alla rotatoria di via Pitagora, in zona Sette Lacquare. Il ragazzo non sembrava grave in un primo momento, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è stato ricoverato d'urgenza. Il conducente del mezzo, sottoposto all'alcol test e a tutti gli esami di legge, è risultato positivo, seppur con una percentuale minima dello 0,08 grammi per litro, punibile con una sanzione amministrativa. Il quindicenne, che era la guida dello scooter, ha riportato diverse lesioni nell'impatto fra i due mezzi e nella successiva caduta sull'asfalto. Solo qualche graffio per l'amico che viaggiava con lui. Sul posto, pochi minuti dopo l'incidente, è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi, dove si trova in prognosi riservata. È risultato affetto da un ematoma cerebrale, per cui dovrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni appaiono molto delicate.